Al via dunque la sesta corsa, confronto che vede ancora sul miglio sette concorrenti a sfidarsi con lo schieramento che va a prendere forma. Andiamo a leggere i nomi dei partecipanti: 1 Bacigalupo Font, 2 Bonetto Star, 3 Axel degli Ulivi, 4 Vamos OP, 5 Bricone Bello, 6 Burraio OP in seconda linea, 7 Beethoven Griff. Burraio P il più appoggiato, numero 6 Roberto Vecchione, Bonetto Star la alternativa principale, numero 2. In partenza Burraio P velocissimo subito su Axel degli Ulivi che viene superato in poche battute, in terza posizione c'è Bonetto Star. E così Burraio P con partenza volante dall'esterno della prima fila coglie subito la testa e completa i 200 iniziali in 14.5, seconda posizione per Axel degli Ulivi che precede Bonetto Star, poi via via tutti gli altri in lunga fila indiana, condotti dal favorito, nessuno ovviamente muove all'esterno, e il quarto iniziale può andarsene già in fase di decelerazione in 32 con 15.7 per la seconda frazione, quarta posizione in corda per Vamos OP, che precede Bricone Bello, quindi Bacigalupo Font e in coda Beethoven Griff. Continua la marcia in avanti di Burraio P che completa in 47.2 i primi 600 con una frazione in curva addirittura in 17, ora fermato letteralmente Roberto Vecchione con Burraio P che una volta al comando non ha nessun interesse ad accelerare, all'esterno ne approfitta allora Bonetto Star per presentarsi al sediolo del leader. 1-3-1 il passaggio agli 800, in corda in seconda posizione rimane Axel degli Ulivi, poi Vamos OP che ha guadagnato una posizione lungo la corda, se ne va il chilometro con il favorito al comando, 1-18-1 per Burraio OP che ha completato una curva in 15 e ora allunga decisamente per arrivare al paletto dei 400 conclusivi con un parziale in 14 secco. Bonetto Star rimane all'esterno di Axel degli Ulivi senza guadagnare più nulla su Burraio P che ora è in piena accelerazione, viene via in terza ruota invece Bacigalupo Font, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, ultimi 150 metri per Burraio P che nel finale si allunga e si distacca per concludere isolato in avanti il secondo posto per Axel degli Ulivi, al terzo finisce Vamos OP 1-14-9 con 28-1 a chiudere dopo 29 di penultimo quarto, che significa 57 appena abbondante, 57-1 per l'esattezza per gli ultimi 800 metri, un Burraio P che una volta al comando non si è più fatto nemmeno avvicinare, e così Roberto Vecchione può raddoppiare in serata, bel primo piano per Burraio OP, a segno per conto di Manuel Matteini e del signor Aldo Puccetti.